5 punti recuperati in 2 giornate. Il Forte dei Marmi, grazie alla vittoria sul Correggio per 3-5, torna in vetta alla classifica e riaggancia il Lodi, che dopo il KO con i rossoblù è stato fermato in casa dal Breganze. I ragazzi di Mister Bresciani in Emilia sembrano aver imboccato la strada giusta, senza mai avere vita facile in pista. Il primo gol arriva al 7° minuto con un tiro dal vertice dell'area di Capitan Torner. Ottima la difesa degli emiliani, che proteggono a dovere la porta di casa fino alla fine del primo tempo. Il raddoppio rossoblù arriva al 7° della ripresa con De Oro su assist di Romero. È ancora a Torner a segnare il terzo gol in contropiede. Subito dopo viene espulso con blu Malagoli e Romero realizza la punizione di prima. Il 5-0 arriva al 19° minuto grazie a Pagnini con un'incursione in area. Il Correggio trova il gol sul finale con Nadini al 22° e con Scuccato un minuto più tardi. Si chiude 3-5, una gara che il Forte dei Marmi doveva e voleva vincere. Missione compiuta per adesso. I campioni d'Italia tornano in vetta alla classifica, pari con il Lodi dopo 10 giorni. Un primato da difendere subito martedì sera contro il Sarzana, 8° in classifica.